piccola non volevo sposarmi né avere figli, volevo essere brutta e diventare una filosofa. Quello che pensavo e che in qualche modo avevo recepito dal mondo circostante era il fatto che bisognasse scegliere tra essere brutte e essere belle, tra essere intelligenti e essere stupide. E quindi quello che a me interessava, che pensavo fosse una scelta obbligata, era dimostrare di essere intelligente. In realtà questo dipendeva e dipende ancora da una visione della bellezza che è fortemente stereotipata e che in qualche modo è un dovere morale, è una risposta che dobbiamo all'ordine sociale che ci porta a dover scegliere se essere profonde o essere frivole, se essere intelligenti o essere superficiali, quando in realtà ogni persona può avere delle complessità, può avere interessi diversi e non si tratta di dover scegliere. Eppure quello che la società ci dice, soprattutto da qualche secolo, è che questa scelta va fatta. Ma in realtà è una scelta falsa, perché anche se scegli di essere brutta, in realtà il tuo corpo non è neutro e il modo in cui appari viene costantemente giudicato. Era una bambina molto vivace che amava leggere, la passione per la lettura e per la filosofia mi è nata molto presto e che quindi pensava di poter non avere un corpo e non si rendeva conto poi di come questo corpo appariva all'esterno. Per cui ho vissuto sia durante l'infanzia e soprattutto ovviamente durante l'adolescenza in un paese abbastanza piccolo in Sicilia, con la convinzione che tutto quello che era legato all'esteriorità in me dovesse essere superfluo e anzi forse dovesse essere a maggior ragione trascurato. In realtà anche questa è una gabbia, perché ti impedisce di esprimere delle parti di te, e ti impedisce di giocare con degli aspetti che non sono in contraddizione ma danno solo la misura del tuo essere. Quindi nel mio caso alcune cose legate agli interessi frivoli le ho sperimentate soprattutto in età adulta, proprio perché non me le concedevo, perché pensavo che mi avrebbero reso meno seria, meno profonda e meno intelligente. Oggi quello che sto imparando a fare è non giudicare più i miei interessi, le mie scelte né quelle degli altri, non giudicare le persone sulla base del loro aspetto, del loro corpo, quindi non pensare di sapere cosa pensano, chi sono, quanto siano profonde interiormente sulla base di come appaiono, e in questo senso anche il lavoro che ho fatto per Specchio delle mie brame rappresenta anche il tentativo di distruggere questi pregiudizi e questi stereotipi che abitano in ogni persona, perché veniamo educati a guardare noi e le altre persone secondo questi parametri. Quindi oggi personalmente sono molto più rilassata anche e serena nel parlare, nel raccontare tutte le cose che mi interessano, che magari non sono legate alla filosofia. Quindi in questo senso adesso credo di essere molto più libera. Il mito della bellezza è un'espressione che Naomi Wolf ha iniziato a utilizzare negli anni 90 e che in qualche modo rappresenta un'espressione che oggi è utile per identificare proprio questa gabbia che abitiamo ormai da qualche secolo, che forse c'è sempre stata, perché un certo giudizio nei confronti soprattutto delle donne è millenario purtroppo, ma che in realtà è diventata particolarmente pressante negli ultimi secoli con la nascita della società borghese, con la nascita poi di tutti i mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, quindi le riviste, poi successivamente la televisione, i prodotti di grande distribuzione. Quindi lì nascono delle procedure, delle pratiche e dei doveri, quindi delle cose che si devono fare, dei comportamenti che bisogna avere per essere decorosi, per essere sistemati. Questo tocca particolarmente le donne ancora oggi, ma in realtà oggi tocca tutte le persone, tocca anche gli uomini sempre di più, ed è la ragione per cui dovremmo cercare di cambiare il modo di raccontare i corpi, di parlare di bellezza, per evitare che quello che è successo alle donne, quindi tutto il tempo, le energie, il denaro che si dedica ai rituali di bellezza, in realtà non riguardi anche tutte le altre persone. In questa gabbia ci hanno messe soprattutto, quindi è qualcosa a cui abbiamo creduto,
cui ancora crediamo molto spesso, ma che nasce da una narrazione, da una serie di strumenti di grande diffusione, dalla fotografia, dalle riviste, dalla grande distribuzione, dai racconti, dai luoghi comuni, dalle pratiche, ed è qualcosa a cui abbiamo creduto, cioè abbiamo creduto di dover ubbidire a questo tipo di stereotipi. Ci sono delle cose che dobbiamo fare, ci sono dei problemi che dobbiamo risolvere, per esempio la cellulite, le occhiaie, una serie di piccole imperfezioni, e quindi l'idea è quella di dover raggiungere la perfezione, ma in realtà questo è estremamente limitante. Se questo è anche un effetto della società, soprattutto dell'Ottocento e del Novecento, significa che forse quegli stessi mezzi che hanno creato il mito della bellezza possono cambiare narrazione. Quindi le riviste, oggi i social network, la televisione, ma anche il discorso comune, quindi anche i discorsi che facciamo tra di noi possono cambiare, possono diffondere l'idea che in realtà non ci sono, non dovrebbero esserci queste norme a cui adeguarsi. Ecco, si tratta di un lavoro individuale, quindi comunque un lavoro che bisogna fare anche a livello personale su di sé, ma si tratta anche di un'azione collettiva che va fatta, e in questo io credo moltissimo che ancora oggi le riviste abbiano un grandissimo potere nel cambiare narrazione e nel aiutare le persone a cambiare anche la percezione di sé.